Il Teramo si ritrova autentico dominio monologo. Paganese superato di slancio. 2-0 il verdetto finale. In realtà i segnali più che confortanti erano già arrivati dalla trasferta di Castellammare di Stabia. Paci conferma in blocco l'11 di domenica scorsa, 4-2-3-1, Ilari e Costa Ferreira, esterni, bombaggi a ridosso di Pinzauti. Recuperato Mungo riparte dalla panchina. Paganese, quart'ultima, ma in ripresa, soprattutto capace di conquistare 10 punti nelle ultime 5 gare. 3-5-2 davanti il tandem di Hop Raffini. Teramo subito aggressivo, deciso ad imprimere il suo marchio, a comandare il gioco. Dopo 30 secondi senza immagini, ci prova Santoro dal limite. I campani si limitano a chiudere tutte le linee di passaggio, ma Arrigoni e compagni fanno girare velocemente il pallone. Il muro ospite crolla dopo 17 minuti. Cross di Costa Ferreira, il Lari prende posizione, protegge palla e libera il sinistro vincente. Sesto gol in campionato per il 29enne centrocampista biancorosso. Il terzo alla Paganese, già punita l'andata con una doppietta. Non segnava dal 15 novembre 1-0 col Catania. Trascorrono 10 minuti. Spunto pregevole di Pizzauti Invito Basso. Bombaggi precede tutti e di giustezza. In fila Baiocco 2-0 Teramo, sesto centro il campionato anche per il 10 biancorosso. Il dominio è palmare. La squadra di Paci è ancora pericolosa con Pinzauti di testa assistito da Bombaggi e allo scadere con lo stesso fantasista che riceve da Ilari e spedisce col destro di pochissimo allato Ripresa, doppio cambio nella Paganese. Bramati per Squillace, Gaeta rimpiazzato da Guadagni che si piazza alle spalle di Diop e Raffini. 3-4-1-2. Ma non c'è propria storia. All'ottavo a solo meraviglioso, senza immagini di Santoro che sfonda a sinistra entra in entrare a palla a ritroso, l'azione non si concretizza. Quindi numero di pizzauti, tunnel ai danni di sbampato e tocco sull'uscita di Baiocco a Fil di Palo. Grande giocata dell'attaccante biancorosso. È il momento di Mungo che al 62esimo rileva proprio Pinzauti. Tra gli ospiti altri due cambi. Dentro Cigagna e l'ex Lazio e nazionale under 20, Ettore Mendicino. Fuori Caro Tenuto e Schiavino. Una sorta di 4-2-4. Primo tiro in porta al 70esimo. Autore proprio Mendicino che elude arma Armel destro. Lewandowski si distende a sventa. A 11 dal termine, secondo giallo per Piacentini, che scivola e commette fallo su Diop. Era già accaduto in avvio di partita. Stessa dinamica, Teramo in 10. Paci sostituisce Costa Ferreira con Soprano. Nessuna sofferenza finale. Il Teramo torna così a flirtare col successo che mancava dallo scorso 30 gennaio. E soprattutto un Teramo ritrovato.